Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Colle, prove di intesa su nome condiviso. Quirinale, Grillo contro Bersani, Gabanelli rifiuta. Banca Italia, incertezza non minacci la ripresa. Ultime ore di trattative frenetiche per arrivare a definire un accordo sul successore di Giorgio Napolitano. Per tutto il giorno si sono rincorse le voci. Si è parlato anche di una rosa di nomi data al Cavaliere, lista subito smentita dal PD. Per Beppe Grillo l'inciucio tra Bersani e Berlusconi è già fatto. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca Bersani, è il solo responsabile del suicidio della Repubblica. Intanto Milena Gabanelli, vincitrice delle Quirinarie del Movimento 5 Stelle, ha deciso di rifiutare la candidatura. Resto a fare la giornalista. Frena la discesa del PIL nel primo trimestre del 2013, ma a ritmi meno accentuati. È quanto emerge dal bollettino statistico di Banca Italia. Per questo, avvertono da Palazzo Koch, è necessario evitare che incertezze e turbolenze nell'area dell'euro minaccino le prospettive di ripresa. Funerali solenni per Margaret Thatcher nella cattedrale londinese di St. Paul a Londra. Imponenti le misure di sicurezza. Alla cerimonia la regina Elisabetta insieme al leader e dignitari di 170 paesi. Una donna coraggiosa che ha svolto un lavoro difficile, ha detto Cameron. Perquisizione della Guardia di Finanza nella sede dell'ISPO di Renato Mannheimer a Milano. Il sondaggista sarebbe indagato per reati fiscali. Non ne so nulla, mai compiuto un reato in tutta la vita, dice all'ADN Kronos Mannheimer, presidente dell'Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione. 37 milioni di euro di danni per il naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. La richiesta viene dall'Avvocatura dello Stato all'udienza preliminare a Grosseto. A chiedere i danni la Presidenza del Consiglio e 5 ministeri. Fabri Fibra non sarà sul palco del concertone del 1° maggio. La decisione è dopo la protesta dell'Associazione Donne in Rete contro la violenza per il contenuto dei suoi testi. Mi sembrava strano, dice il rapper, sottolineando che non sono gli organizzatori a decidere chi suona.